Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, buon... cos'è oggi? Buon... ah, stavo dicendo buona domenica, va bene, perfetto. Siamo tornati nel secondo episodio. Cosa andiamo a fare? Facciamo un attimo un recap. Ora andiamo un attimo a scavare, ci andiamo a prendere qualcos'altro che sta sotto questa mineshaft che è tipo enorme. Dopodiché, non appena lo dirò io, che il sondaggio fatto su Instagram, che ho fatto proprio adesso, quindi mi raccomando, chi è entrato adesso in live, andate su Instagram, andate a votare, ho fatto un quiz dove voi decidete dove devo fare la casa. Pianura, montagna, deserto o mare. Il voto che vincerà sarà ovviamente dove andremo a fare la nostra abitazione. Quindi voi decidete. Poi faremo altri sondaggi sempre su tutto il resto. Facciamo la casa con i tipi di blocchi. Capito? Cioè voglio fare decidere un sacco di robe a voi. Ricordiamo ai gentili telespettatori qua sul web che sono in modalità hardcore. Quindi non devo fare c***e, ok? Perché se faccio c***e posso dire slash rip al mio cavolo di mondo, ok? Vedo un po' di agitazione negli occhi degli zombie. Ok, perfetto. GG. Attenzione! 1v1, 1v1 box fight, Voyager! Ok, c'è un problema tecnico. Problema tecnico, un attimo, Scusatemi, ma... E questa è la distrazione appena sveglia, non vi preoccupate. Non so effettivamente loro a cosa mi serve. Allora, io loro non l'ho mai compreso, perché letteralmente l'oro è un materiale così bello che dici, ma dove l'oro... Ho trovato l'oro, è più forte del ferro. Invece no, cioè l'oro è proprio orribile, è inutile. Mettiamo questo. Signori! Eccoli qui, i diamanti tanto attesi, altezza 12, preciso, ah in realtà questo dovrebbe essere 13, preciso, io adesso farei un attimo una votazione in chat, secondo voi quanti diamanti trovo? Scrivete il numero, secondo voi quanti diamanti trovo? Iniziamo! Porca troia. Cioè chi ha votato 8 ha vinto. Cioè io non ho parole. Ma state scherzando? Ma che cavolo siete dei veggenti? Cioè io ho detto no, 8 è impossibile. Io voto per 4. Erano 8 spaccati. Assurdo, anzi pazzurdo. Direi un bel posto. Questa è la mossa più facile di... Ve l'avevo annunciato. Vi ho detto, ragazzi, fidatevi, ci sono i diamanti. Credetemi sulla parola, ok? Cheater confermata. Direi ottimo. Nuovamente, quanti diamanti ci sono? 2 sicuro, ma secondo me anche 3. Io voto che ce ne sono 3 e basta. Potremmo non aver azzeccato neanche il 3, ragazzi, Ok, se qui non c'è sopra, è 2. Era 2. Non penso. Signori! I cheat di Wish hanno funzionato! Ora, domanda. Quanti ce ne sono? Vai con il numero. Secondo me, 2. Secondo me non sono molti. Ho questo presentimento. Allora, scopriamo subito se sono più di 2. Ok, sono 2. Sono 3. Sono 3. Ok. Ottimo start, devo dire. Un attimo. Ok. Allora, a questo punto io voto per 4. Potrebbero essere potenzialmente 4. Iniziamo. 1. 2, 3, 4, 5. Signori, 6 diamanti così proprio come se nulla fosse. Come se nulla fosse. Cioè, questa per me è una, non una vittoria, una vittoria proprio della Madonna. Della Madonna. Bene, ci siamo. Posiamo tutte le nostre cose. Vediamo il sondaggio che ha vinto e andiamo a farci la casa. Andiamo a cercare il posto per la casa prima di farlo.
Vado a vedere il sondaggio, o meglio, il quiz su Instagram. Le votazioni sono le seguenti. Pianura 168, montagna 159. Stava vincendo la montagna e ha vinto la pianura. Deserto 34, mare 115. Se magari metto a fuoco. Pianura 168, montagna 159, deserto 34, mare 115. Ha vinto veramente la pianura e stava vincendo la montagna. Andiamo a fare la casa nella pianura, perché è quello che ha vinto. Oh, oh, oh! Oh! Guardate che posto! Non ci sono fiori, però guardate che posto! Sembra carino. Una via di mezzo. Abbiamo la neve dietro e la pianura davanti. Una via di mezzo, ragazzi. Direi perfetto, no? Ah, qua è figo, a parte gli scherzi. Ok, scherzavo. Scherzavo. Qua. Ragazzi, qua. Guarda che roba. Guarda quanti animali! Io direi che... Porca p***a, mi sono cagata addosso! Ok, non so se si è visto, ma ho cominciato a tryhardare come una testa di c***o. Io direi che casa è stata ufficialmente trovata. Allora, Bugnagno, tu rimarrai qua a controllare la casa. Ok, c'è la casa, non c'è casa, però tu dovrai rimanere qua, va bene? Quindi, raga, giudicato? Legno usiamo per le mura, legno di abete e il pavimento lo facciamo come cavolo vogliamo? Facciamo la casa in legno, principalmente? Dobbiamo un attimo farmare. Ora, la vera domanda è come farla? Fatemi dormire che è notte, aspetta. Sto pensando, perché a me piacciono tantissimo le case, quelle che sono un minimo rialzate. Cioè, io ho sempre fatto le case, sembra che le ho fatte sempre tutte uguali. Domanda, le scale le facciamo in pietra? Perché a quel punto potremmo anche pensare di fare le scale con un legno un pochino più chiaro, tipo questo qua. Tipo le scale in legno chiaro e tutto in legno scuro, per dare un po' di distacco. Però poi diventa strano, secondo me. Attenta ai fulmini, se la fai in legno. Ma nella nuova versione ci sta il rame che utilizzi per fare proprio i cosi di rame, che dovrebbe risucchiare i fulmini. Quindi non dovrebbe mandarti in fiamme la casa, capito? Io direi che se la casa la iniziamo tipo da... Le scale la inizio a fare da qua... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sto un attimo cercando di capire un attimo il perimetro. Perché se faccio 1, 2... Io le farei alte 4. Quindi... Tipo 2... 3 o 4? No, le scale le facciamo doppie, ovvio. Sto pensando, o 3 o 4. Così è 3. 4. Io la farei un cerchio di... Io la farei in 4 di altezza e poi farò un altro più piccolo sopra. E infatti è quello che pensavo, tipo così, no? Faccio un esempio. Qua siamo a 4, ok? Poi fare tipo una sorta di ripiano così nel ceiling. Tipo. Ok. Magari largo 3. Fare tipo un'altra scaletta qui, tipo che va verso sopra. Tipo così. Solo di uno e basta. Potrebbe essere un'idea. E ovviamente di piano lo facciamo in slab, come dite voi, perché almeno in slab è molto più bello. E a sto punto, scusami, lo slab lo mettiamo nero, cioè questo marrone scuro o chiaro? Scuro, così almeno stacca con le scale. O no? No, forse no. Scuro. Scuro, infatti. Allora facciamo le slab in questo modo. Prendiamo questi qua. Come erano le slab? Ah, così. Se qua è da 2, poi io devo fare da 2 anche qua. Di conseguenza deve essere slab anche di questa parte. Qui chiuderlo. È un test quello che sto facendo, eh. Non la voglio troppo piccola la casa. Deve essere giusta, secondo me. Non mi conviene fare tipo profondo di 1,
Cioè che le porte sono di qua? Perché non vorrei che se metto le porte qua, poi sono troppo attaccata alla staccionata ed è troppo stretto. Capito come? Vai. Poi il pavimento, raga, è una cosa che cambieremo più avanti. Nel senso che ora facciamo tutto in legno perché comunque il materiale è più facile da farmare e da ottenere. Poi andiamo a fare ovviamente tutto quanto con il materiale giusto. Perché il pavimento non lo voglio fare in legno. Il pavimento lo voglio fare tipo il materiale quello bianco. Che non mi viene in mente il nome. Secondo me, come dimensione, come casa iniziale da poi comunque modificare man mano con gli episodi, secondo me è la giusta dimensione. Questa considerate che quello che vedete voi è la base. Ora prendiamoci tutte le cose che ci servono. Un'altra cassa, cioè altre due casse. E mettiamo... Posso metterla una a fianco all'altra? Uff, G fucking G. Ok. E qua devo fare per forza allora l'angolino. Che va a chiudere. Oh, secondo me viene veramente bella, ragazzi. Io il tetto lo farei con le slab. Perché chiudendolo con le slab, comunque c'è quel rilievo leggero, 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 che comunque dà quell'area più di movimento nella casa. Io lo farei con le slab, così che già lo dà tipo come se fosse rialzato. Ma io direi che come... Cioè, ci sta. Secondo me è carinissima. Dai, ragazzi, secondo me ci sta come struttura, comunque, vedendola da qua, dai. Guardate che carina. Non c'è ancora il tetto, ma è normale, perché sopra devo farci altro. La base della casa l'abbiamo fatta. Quindi questo è il risultato finale. Abbiamo pure gli animaletti. Abbiamo qua la cameretta. Abbiamo tutte le robette. Siamo già messi veramente bene. Nel prossimo episodio, ve l'ho detto, cominceremo a prendere tutti gli animali che stanno qua attorno. Quindi mucche, maiali, galline e pecore. Faremo dei recinti enormi. Avremo farm di cibo infinito. Faremo anche da qua un balconcino che andrà verso il laghetto, così faremo tutta la farm tipo di grano, di zucche, di semi di bacche, insomma faremo un sacco di robe. Poi andando sempre avanti, sul tetto andremo a fare ovviamente poi anche la stanza degli incantesimi, anche perché abbiamo già 36 livelli e tra poco possiamo farci pure... In realtà possiamo fare già tutta l'armatura di diamante, però non serve ora nell'immediato. Buon pomeriggio a tutti, per adesso. Ci vediamo stasera alle 8:30. Statemi bene, raga. Un bacione e ci vediamo dopo. Ciao raga, a stasera, fate i bravi, mi raccomando.